Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Selvicoltura. Il Consiglio regionale chiede una semplificazione nel regime degli interventi. Approvata a maggioranza con 32 voti favorevoli e 2 contrari del Movimento 5 Stelle, una proposta di legge che la Regione Toscana sottopone al Parlamento italiano. Il Consiglio regionale chiarisce il regime degli interventi, in particolare su boschi e foreste, e interviene sul Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Decreto legislativo 42 del 2004, per superare le difficoltà burocratiche legate all'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica anche per il solo taglio di un piccolo appezzamento. Attualmente, infatti, l'articolo 149 del Codice prevede l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per una serie di interventi, quali taglio culturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione, nel caso in cui i boschi e le foreste interessate siano quelle vincolate ex legge, per effetto delle disposizioni prima contenute nella cosiddetta legge Galasso ed oggi confluite nel nuovo Codice dei beni culturali. Con la nuova disciplina si intende far ricadere nella fattispecie escluse dall'autorizzazione anche gli interventi in boschi e foreste dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 e successivi del Codice. Ricordo che il 9 di dicembre l'Aula del Consiglio regionale approvò 2 mozioni, una del gruppo della Lega, un'altra del gruppo del Partito Democratico, sostanzialmente con contenuto affine. Cosa si voleva? Si voleva che si riducesse i tempi e i contenuti della burocrazia che grava anche sulle aziende boschive. Occorre tenere presente che nelle aree di notevole interesse paesaggistico, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, occorre anche l'autorizzazione della Sovrintendenza dei beni culturali. Guardate, quello che veramente nuoce alla economia toscana è l'eccesso di burocrazia. Noi oggi chiediamo al Parlamento di agire per far sì che queste aziende non siano più penalizzate, non debbano sottostare a questa autorizzazione. Ci sono già le dovute autorizzazioni. Questo è un segnale che diamo al Parlamento. Mi permetto solo di dire però, perché ritengo giusto prendermi le responsabilità come partito, ma direi come governo, come tutti, occorre muoversi. Perché noi questo segnale al Parlamento lo avevamo già dato il 9 di dicembre. Ora occorre muoversi e far sì che veramente vi siano delle novità, perché per il momento ci sono degli auspici e i toscani chiedono fatti. Le imprese che operano nel settore boschivo, i boscaioli, li chiamiamo per nome, hanno bisogno di meno regole, hanno bisogno di meno burocrazia, hanno bisogno di meno fatica per poter fare il proprio lavoro. Pensiamo che l'autorizzazione paesaggistica per tagliare il bosco sia un eccesso di zelo di cui la nostra montagna non ha bisogno, perché è vero il contrario di quello che solitamente pensiamo, ovvero il bosco sta mangiando la montagna, mangia interi pascoli, mirtillaie, intere zone che prima erano appunto davano frutti di bosco, fragole, lamponi, more, mirtilli eccetera eccetera, che sono mangiati dal bosco anno dopo anno perché il bosco sta arrivando sul crinale. E questo perché? Perché non ci sono più i pascoli, non ci sono più i pastori, non ci sono più le pecore, non ci sono più le mucche a pascolare. Evidentemente il bosco si impossessa di aree che prima erano appunto aree a pascolo. Questo è vero, tanto è vero che sta aumentando la superficie boschiva in Italia e in Toscana. Che cosa succede? Danni e pericoli da un punto di vista idrogeologico, danni e pericoli da un punto di vista di incendio. Ci sono in questo momento decine di migliaia, per non dire di più, di piante in terra che sono cadute quest'anno sotto la neve e nessuno pensa a raccattarle. Creano un rischio idrogeologico, creano un rischio incendio. Ecco, in tutto questo gli ultimi custodi della montagna, gli ultimi baluardi che cercano di custodire il bosco e la montagna sono i boscaioli. Alleggerire il carico di burocrazia che grava sulle spalle di queste società, di queste
queste imprese, di questi uomini che fanno, a volte anche di queste donne, perché ci sono anche delle donne che fanno questo lavoro durissimo, penso che sia una battaglia di giustizia, quindi Fratelli d'Italia ha convintamente votato a favore di questa richiesta che il Consiglio regionale fa al Parlamento italiano. Sì, questa è una piccola economia della Toscana, ma a mio avviso ha più a che vedere proprio con la manutenzione, una manutenzione storica che fa della nostra Toscana anche la bellezza dei nostri luoghi, delle nostre colline e delle nostre montagne, che è diventata un'esigenza oggi più che mai, perché mantenere il bosco vuol dire mantenere fossi, vuol dire evitare anche il dissesto idrogeologico, e con questa legge al Parlamento noi proviamo a chiedere che vengano trattati alla stessa stregua due boschi che poi alla fine sono gli stessi. Spesso per tagliare un bosco ci sono dei tempi, anzi quasi sempre ci sono dei tempi, c'è una finestra in cui bisogna intervenire, e alleggerire la burocrazia in questi particolari appezzamenti ex articolo 136 vuol dire consentire di arrivare nei tempi corretti per consentire il taglio di un bosco sempre nella legittimità e con tutte le autorizzazioni necessarie. Però fa parte dell'economia della Toscana, fa parte dell'economia della montagna, fa parte della cura di un territorio, spesso in zone che vengono lasciate a se stesse e anche disabitate. Quindi vuol dire avere a cuore un'economia di quella Toscana interna che può mantenere e fare anche agricoltura in un luogo che è sicuramente più lontano dalle periferie. E per questo ha bisogno, secondo me, di avere, non dico un'opportunità in più, ma le stesse opportunità di altri territori. Sono state proposte in commissione due leggi, una regionale e una nazionale, che sarà incardinata al Parlamento. La prima è naufragata semplicemente per illegittimità costituzionale, sarebbe stata impugnata, e anche per il fatto che il governo con l'ultimo decreto semplificazioni ha detto chiaramente che non si poteva andare nella deregulation come il Partito Democratico, ma anche il resto dell'opposizione ha voluto, ma serviva una semplificazione procedurale, questo sì, ma certamente non annullare le autorizzazioni che dovrebbero tutelare tutti i paesaggi di maggior pregio della nostra regione, dei quali ci vantiamo spesso quando andiamo a fare promozione turistica, ma che ci dimentichiamo di tutelare o addirittura cerchiamo di superare in qualche modo. Sono state date le giustificazioni più svariate che riguardavano l'agricoltura, l'interesse. Io ho visto soltanto prevalere un aspetto economicistico, soprattutto declinato in maniera molto disorganizzata e soprattutto che non va certamente a tutelare né la filiera del legno e né gli agricoltori, come loro vanno dicendo, parlo della maggioranza, ma che semplicemente andava in un'ottica di togliere delle regole, di non tutelare, e che adesso vorrebbero estendere a tutto il territorio nazionale. Scriveremo una lettera per questo al governo e lo segnaleremo a tutti i nostri parlamentari che considerano i boschi e le foreste, che sono tutelati dal MIBACT per il paesaggio e per il loro valore ambientale, e diremo loro che il Partito Democratico, ma il resto della maggioranza, vogliono togliere le ultime regole che ci permettono di tutelare questi che sono beni comuni prima ancora che beni economici. Il Consiglio regionale nell'ultima seduta è intervenuto sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare l'Aula ha approvato a larga maggioranza la mozione del Partito Democratico per la costituzione di un tavolo tecnico consultivo permanente, composto da esperti qualificati e studiosi. Decisivo per la votazione, da parte di Italia Viva, Fratelli d'Italia e Lega, l'emendamento inserito nell'ultimo punto che impegna il Presidente e la Giunta regionale a fare in modo che il tavolo tecnico riferisca alle commissioni competenti e al Consiglio sugli stati di avanzamento dell'elaborazione riguardo alle proposte della Toscana del PNR. L'atto prevede anche l'impegno di informare gli enti locali sulle progettazioni che riguardano i loro territori. Inoltre, il Consiglio impegna Giunta regionale e Presidente a costituire un tavolo consultivo permanente sull'attuazione del piano e dei fondi strutturali del prossimo settennato dell'Unione Europea,
composto da esperti qualificati e studiosi per affiancare Regione Toscana nell'identificazione delle priorità e nella predisposizione delle progettualità in grado di attrarre le risorse necessarie. Ma io direi che l'importante è l'anticipazione dei 25 miliardi, la possibilità quindi di vedere partire subito progetti che chiaramente i primi sono quelli a cui ha dato a livello di priorità il governo e sarà un po' il governo a sceglierlo. Spesso viene considerato il PNR come qualcosa da dividere per 20, per le 20 regioni, nulla di più sbagliato. L'approccio con cui l'autorevolezza del Presidente Draghi si è rivolto all'Europa è l'autorevolezza di un capo di Stato che naturalmente avrà tutta l'applicazione nell'indirizzare per il meglio quello che sarà già la prima anticipazione e quindi i primi progetti. Quindi va vissuto in chiave nazionale e in chiave nazionale l'importante è che la Presidenza del Consiglio scelga subito i progetti giusti per essere credibili con l'Europa e questo significa progetti cantierabili da subito perché siano completati entro il 2026. Poi di riflesso ogni regione avrà il suo vantaggio perché è un volano che fa ripartire l'economia e noi siamo lì pronti e attenti naturalmente nel contesto di questo indirizzo nazionale che è prerogativa del capo di governo e su cui è impostato il rapporto con l'Europa attraverso il PNR. Una discussione sul PNRR che ci trova soddisfatti. Ci trova soddisfatti perché il Consiglio regionale ha recepito quella che è stata la richiesta di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia fin da subito ha denunciato un'anomalia in quello che veniva chiesto. Oggi sia la maggioranza sia la minoranza chiedevano l'apertura di un nuovo tavolo di confronto sulla gestione dei fondi che arriveranno in Regione Toscana, la creazione di una cabina di regia per decidere su come spendere questi soldi. Mancava, a nostro modo di vedere, il coinvolgimento del Consiglio regionale. Noi abbiamo chiesto a gran voce che venisse coinvolta, abbiamo presentato degli emendamenti che sono stati recepiti e il fatto che la maggioranza abbia recepito le indicazioni di Fratelli d'Italia fa presagire che ci sia la volontà di quantomeno ci sia una volontà di dialogo. Io credo che oggi abbiamo dimostrato sia la maggioranza ma anche l'opposizione di poter lavorare veramente nell'interesse dei toscani. Io lo definisco un piccolo capolavoro perché siamo riusciti a trovare la sintesi su un atto fondamentale per noi, ovvero quello della necessità di mettere in piedi finalmente quella cabina di regia, quell'unità di coordinamento che da troppo tempo attendiamo. Ieri il nostro Presidente del Consiglio Draghi ha incontrato la Presidente von der Leyen. Siamo davvero nell'imminenza di una sfida storica che deve però vedere anche la Regione Toscana preparata. Ora toccherà alla Giunta dare attuazione subito, immediatamente, a quelli che sono degli indirizzi chiari del Consiglio. Il Consiglio certamente rivendica il suo ruolo di stimolo e anche di informazione, perché sarà essenziale puntare su un coordinamento in questo momento proprio tra Giunta, Consiglio, ma soprattutto il coinvolgimento degli enti locali e di tutte quelle associazioni, di tutte quelle professionalità che possono essere di supporto in un momento cruciale per questa Regione. Noi abbiamo presentato questa mozione chiedendo che venga costituito presso la Giunta un gruppo di alto profilo anche scientifico in grado di supportare quella che sarà l'azione dell'unità di missione, del gruppo di coordinamento che avevamo chiesto essere realizzato già con una mozione dell'8 di giugno. Questo perché il PNRR sarà una grande opportunità per la Toscana e a questo si affiancheranno anche le risorse della programmazione ordinaria del 2021-2027. Quindi occorre che di fronte a queste opportunità la Toscana sia coesa, sia unita, sia coordinata nel presentare una proposta che sia coerente con le missioni che indica l'Europa. A me fa piacere che l'Aula abbia accolto la proposta che ho sottoposto alle altre forze politiche, perché ovviamente la progettualità possa nascere dal basso, possa essere un progetto e progetti, diciamo, condivisi da soggetti pubblici
e i privati, ma una coprogettualità che faccia partecipi la Regione Toscana delle esigenze dei territori, al cospetto anche ovviamente di una politica nazionale che sarà quella che poi alla fine definirà le progettualità finale, tempi ed esecuzione. Quindi una discussione che entra nel merito, ma la notizia importante è che oggi l'Italia ha visto approvato il proprio progetto. Questo non era scontato se solamente 3 mesi fa avessimo avuto un altro governo. Regione Toscana, il Consiglio regionale.